Campagna vaccinale, la comunicazione dell'assessore Bezzini. Entro maggio il 30% dei toscani in sicurezza. Respinta dall'Aula anche la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Mettere in sicurezza il 30% della popolazione toscana entro maggio, completando la vaccinazione degli over 80, dando priorità agli anziani di età compresa tra i 70 e i 79 anni e portando avanti la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Questo il cuore della comunicazione dell'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, che ha aperto la seduta del Consiglio regionale di mercoledì 8 aprile, nel corso della quale è stata votata anche la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dal gruppo della Lega, mozione che è stata respinta a maggioranza. Nelle prossime ore, ha detto l'assessore, supereremo in Toscana le 800.000 somministrazioni. Vorrei sottolineare un dato che testimonia il ritmo elevato di vaccinazione tenuto dalla regione, più del 6% nazionale. Abbiamo 20.665 persone vaccinate ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media nazionale di circa 18.000. Nella seconda parte del Consiglio, l'Aula ha respinto anche la richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta allo scopo di verificare le misure messe in atto dalla Giunta e dal Sistema Sanitario Regionale, proposta da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. In questi giorni sono stato fuori dalla polemica e dal dibattito pubblico perché ho preferito da una parte stare al pezzo e dall'altra cercare di attribuire a questa sede, diciamo, una funzione importante, insomma, rispetto alle istanze che sono state poste, insomma, da alcuni gruppi consiliari, anche perché sarò un po' all'antica, ma credo ancora fortemente nel valore delle sedi della democrazia rappresentativa. Non mi sfuggono le grandi preoccupazioni che sono emerse nella società toscana rispetto ad alcuni indicatori che fanno riferimento all'andamento della campagna vaccinale nella nostra regione, in particolar modo uno, e rispetto a queste preoccupazioni abbiamo il dovere di farsene carico con grande senso di responsabilità e con trasparenza. È la prima esperienza per tutti, voi pensate anche come viene vissuta a livello non nazionale, internazionale. AstraZeneca, quello che è il vaccino più usato, all'inizio si configurava come un vaccino da usare negli under 55, ovvero sotto 55 anni. Poi addirittura per 3 giorni ha bloccato tutto. Ora si sta consegnando di usarlo, avviene in alcuni paesi europei, negli over 65, nel sopra 65 anni, per le trombosi che può provocare, sono casi del resto molto rari, ma insomma nelle persone più giovani. Quindi è una situazione che spesso fa cambiare, diciamo, gli indirizzi in corsa proprio perché inesplorati. Noi stiamo pensando soprattutto a lavorare, a fornire più vaccini possibile nel modo migliore. E oggi la Toscana sta colmando quello che poteva apparire un ritardo negli over 80. Il 25 di aprile abbiamo programmato tutto e abbiamo le assicurazioni delle dosi per coprire con prima dose tutti coloro che sono appunto anziani over 80. Ma già vediamo che attraverso i medici di famiglia, che io ringrazio di cuore per il lavoro che fanno, a differenza di altre regioni, noi garantiamo di più quello che sono gli over 90, perché i medici di famiglia, andando a selezionare, non si trovano di fronte casualmente le persone, quindi prima fanno le persone più anziane e vengono giù scientificamente fino a coloro che hanno 80 anni. Ma contemporaneamente vi è tutto il lavoro che stiamo facendo con AstraZeneca fra coloro che sono fra i 70 e i 79 anni. Siamo ormai al 25% della prima dose, più di 100
100.000 persone sui 410.000 con questa età in Toscana, e in questo ci collochiamo fra le prime tre regioni come somministrazione. E poi per gli estremamente vulnerabili attraverso il vaccino Moderna, e devo dire che abbiamo raggiunto ormai 40.000 persone. Certo, sono tante di più, ma cercheremo attraverso la differenziazione fra il lavoro che viene fatto dagli specialisti delle ASL che curano alcune patologie e invece il sistema automatico di chi ha il codice per altre patologie di far fronte anche a questa vaccinazione. L'importante è che la gente si renda conto che noi tutti i vaccini che ci mandano li utilizziamo, e quindi è una questione di vaccini che devono arrivare, e in questo è indubbio che cerchiamo di fare le cose al meglio, non dando diciamo una sensazione di polemiche, ma invece di fattivo lavoro. L'assessore Bezzini merita di rimanere al suo posto. Insieme alla struttura e al Presidente stanno lavorando per fronteggiare questa terribile pandemia e per attuare il piano di vaccinazioni necessario per poterla sconfiggere. La Toscana è fra le regioni di testa per quanto riguarda la macchina organizzativa e la capacità di vaccinazione, e sta cercando di recuperare i ritardi come quello della vaccinazione degli over 80. Inoltre, per quanto riguarda le proposte che sono state fatte oggi in Consiglio, noi diciamo no a strumenti che servono solo per la propaganda politica, come le commissioni d'inchiesta e per le strumentalizzazioni. Diciamo sì invece a strumenti come alla commissione speciale, che allarghi la partecipazione e dia la possibilità a tutte le forze politiche di essere parte per portare un contributo, per dare suggerimenti, per fare il monitoraggio necessario. Questo è il momento di unire le forze per dare ai toscani la risposta che meritano e che hanno come necessità, quello di mantenere la salute che è legata a questo piano di vaccinazioni, sperando che le dosi arrivino in numero molto più copioso di quelle che invece ad oggi ci stanno fornendo. Il consiglio urgente è stato voluto fortemente proprio dal gruppo della Lega per trattare il tema dei vaccini, un tema che è salito purtroppo alle cronache nazionali. Sappiamo come la gestione scellerata del PD di queste settimane ha portato la Toscana ad essere ultima per la vaccinazione degli over 80 e ad essere indietro fortemente nella vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Ecco, noi ritenevamo che parlarne oggi, questo momento di confronto, fosse utile come spartiacque per creare una nuova gestione, per dare una spinta a quella che è la campagna vaccinale per ottenere dei risultati. Abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini, perché lo vediamo come l'attore principale insieme a Giani di quelli che sono stati i servizi di queste settimane che tutti noi conosciamo, dalle vaccinazioni degli ultrafragili che fatte sul portale hanno creato tantissimi disagi ai cittadini, fino ad arrivare alle vaccinazioni degli over 80 che sono ultime nelle classifiche nazionali. Ecco, le dimissioni di Bezzini secondo noi era un atto dovuto, ma siamo comunque felici di aver portato a casa una commissione speciale, che è quella che consentirà anche a noi dell'opposizione di poter dire la nostra e di vigilare sull'operato della Giunta, cosa che in questi mesi non ci è stata possibile perché la Giunta non ha mai dialogato con il Consiglio. Se non fossimo in zona rossa, la regione che ha descritto oggi Bezzini in aula sarebbe la meta ideale per andarci in vacanza, perché sicuramente non ha descritto la Toscana. Ha parlato di una regione in cui tutto viene organizzato con trasparenza e in modo pubblico. Quello che abbiamo visto con i nostri occhi, e penso per esempio al lab vaccinale più importante della Toscana, il Mandela Forum, era tutto tranne che trasparente. Quelle liste di riserva che hanno portato alle vaccinazioni dei cosiddetti furbetti, che hanno portato la nostra regione in copertina di tantissimi giornali nazionali, erano tutte tranne che trasparenti e pubbliche. Per non parlare poi dei numeri, i numeri dati da Bezzini sono numeri che non corrispondono alla realtà. I numeri dicono un'altra cosa, dicono che la Toscana è al penultimo posto per vaccinazione degli over 80, 10 punti percentuali al di sotto della media nazionale, 10 punti percentuali. Tra il 26 di novembre, momento in cui i medici di famiglia erano pronti a somministrare i vaccini, e l'11 di febbraio, momento in cui finalmente abbiamo dato il via alla somministrazione dei vaccini agli over 80, sono passati 77 giorni.
Ancora non abbiamo avuto una risposta da Gianni e da Bezzini su cosa sia successo in questi 77 giorni. Una cosa la sappiamo, sono morte 2008 persone e 650 di quelle 2008 erano over 80, che forse se avessimo fatto prima l'accordo con i medici di famiglia, forse, dico forse, non sarebbero morti. La sfiducia che voteremo all'assessore Bezzini è da estendersi a tutti i vertici che hanno pianificato una campagna vaccinale che è stata fallimentare sotto troppi aspetti per poter essere giustificata dai tagli alle forniture vaccinali che pure ci sono stati e sono una delle cause. Ecco perché una commissione in questo momento deve essere il contenitore perfetto, esteso a tutte le forze politiche, ai tecnici e alla giunta, per cercare di elaborare delle nuove modalità che dovranno prevedere non solo lo svolgimento del resto di questa campagna, ma probabilmente anche di quelle future, perché già gli scienziati ci stanno dicendo che ci saranno nuove campagne vaccinali da fare a seguito delle varianti che probabilmente richiederanno altri vaccini. Vaccini che potranno essere somministrati in modalità diverse e per diverse indicazioni che verranno dal governo nazionale. Dobbiamo essere pronti a questo e non ci possiamo più permettere gli errori inaccettabili che ci sono stati in questi mesi. Per questo presenteremo le nostre proposte e contribuiremo a questa commissione di cui noi per primi abbiamo proposto l'istituzione.